immaginiamo com'è la situazione. Stiamo perdendo un po' di tempo, ma in realtà il tempo non esiste, quindi chi se ne frega, nell'analizzare i punti, i 12 punti fondamentali della Quirincensi, che sono un po' il dodecalogo del cubico, chiamiamolo di verde. E in questi 12 punti quello che noi abbiamo per ora preso in considerazione è l'aspetto principale, la prevenzione, che voleva dire meglio pensarci prima che correre ai ripari dopo, perché costa sostanzialmente di più. Poi avevamo introdotto il problema dell'economia atomica, cioè non possiamo fare delle reazioni che sono caratterizzate dal fatto che perdiamo dei pezzi di molecole. I pezzi di molecole è come, decarbossidazione, si perde la CO2 e siamo rovinati, perché comunque è qualche cosa che va, non tanto il problema dell'inquinamento va a inquinare, ma è proprio perdiamo un pezzo della materia prima, e quindi comunque dal punto di vista economico non va bene. Quindi non è importante solo avere una reazione che abbia una resa grande, è importante avere un'economia degli atomi di carbonio, un'economia della reazione, un'efficienza della reazione, che sono tutti i parametri che abbiamo visto, che sia alta. In questo contesto alcuni esempi che avevamo fatto erano quelli delle reazioni di trasposizione, perché le reazioni di trasposizione praticamente non utilizzavano altri componenti, ma il prodotto principale A si trasformava da solo nel composto B, o per esempio con il calore, o per esempio magari con una punta, una quantità catalitica di acido o di base, e così via. Quindi avevano un'efficienza meravigliosa. Avevamo fatto l'esempio a questo proposito del nylon 66, che è comunque un esempio che agli industriali piace sempre, perché sostanzialmente è un prodotto di interesse industriale. A questo punto di vista, se noi andiamo avanti, dobbiamo pensare a utilizzare proprio quei componenti chimici, terzo punto, componenti chimici che non siano pericolosi. O meglio, se dobbiamo fare una reazione con componenti chimici che hanno delle problematiche, a volte si decide, più delle volte si decide, che quella reazione non si fa, si sceglie un altro percorso. Questo vuol dire una cosa importante dal punto di vista industriale, che se io per partire da A devo arrivare a B e devo metterci tre passaggi, ma questi tre passaggi implicano dei rischi nei prodotti che noi dobbiamo utilizzare, che ne so, solventi, particolari catalizzatori, è più probabile scegliere un'altra via sintetica da A che andrà a B, che sarà più lunga ma meno pericolosa. Parlare di una via più lunga vuol dire aumentare i costi, molte volte. Quindi si prevede che sia più conveniente aumentare i costi che non rischiare. Perché va bene 900 volte, ma la 901esima volta può andare male, e in quel contesto ti tocca pagare miliardi di dollari per risanare tutti i danni che ti hai fatto in un colpo solo. Vedi, tra virgolette, Bhopal o qualsiasi altro posto in cui anche se la manodopera costava poco, e la manodopera è un ingrediente della reazione, i rischi erano giganteschi. È andata bene per tanti anni, a un certo punto il reattore è saltato ed è successo un casino. Quindi credo che ancora pagheranno i debiti per i prossimi 20 anni le ditte chimiche che si sono non preoccupate di invece salvaguardare la procedura, le procedure che erano state indicate da un'ipotetica Green Chemistry. Allora, siccome, facciamo un esempio, devo utilizzare prodotti che non siano pericolosi. I solventi sono un discorso, ma che lo faremo fra un attimo. Ma per esempio, noi abbiamo visto questa reazione, prendiamo sempre spunto dalle cose che abbiamo già trattato. L'ossima del ciclo esanone.
questa ossina del ciclisanone che serve per fare il nylon 6,6 veniva trattata con l'H+, si otteneva quella che è la trasposizione di Beckmann, che passava, ve lo ricordo, velocemente attraverso la protonazione di questo signore, questo fa così, il risultato finale è, ci ho messo troppi atomi di Beckmann, scusate, ci ho messo cose che non ci devono essere, ma è la l'abitudine di scrivere l'anello benzenico. Azoto, doppio legame, così, questo è andato qui, questo è andato qui, questo si forma, chiaramente questo si trasforma in uno pseudo equilibrio chetoenolico, che invece si potrebbe chiamare ammido imminico, idrossimminico, nel precursore che una volta aperto darà il prodotto che è polimerizzato dal nylon 6,6, cioè un amminoacido, perché questo è un ammide, lo idrolizzi, si apre, ottieni una molecola che da una parte ha un gruppo funzionale amminico, l'NH2, dall'altra parte c'è un gruppo funzionale acido, COH, quindi è un aminoacido, con 6 atomi di carbonio che, polimerizzato con se stesso, produce quello che è il nylon 6,6. In questo contesto, questa reazione, che era già meravigliosa per conto suo, utilizza l'acido. L'acido è sempre qualcosa che può essere insomma, pericoloso, perché l'operaio che non ha tutte quelle caratteristiche, quei prerequisiti necessari a volte per fare questa reazione, quando scarica un prodotto dentro il bulk di reazione in cui deve avvenire questa reazione, potrebbe per fare un errore, non, ma neanche perché non sa manipolare le cose, ma perché un incidente è reso ipoteticamente possibile. La probabilità che un incidente accada non è zero. E allora non solo c'è questo problema, ma questo H+, che basterebbe sostanzialmente catalitico, perché qui si rigenera, in realtà ce ne vuole parecchio, perché la reazione se no diventa lenta e soprattutto non si va avanti in questa reazione, a un certo punto si ferma. E l'acido costa, c'è un costo. Allora una possibilità è togliere questo H+, e metterci qualcosa che ci assomigli, delle zeoliti, per esempio. Che cosa sono le zeoliti? Sono dei composti sostanzialmente inerti, solidi, che poi possono essere eliminati per filtrazione, quindi non c'è problema di recupero dell'acido che va scaricato comunque, e sono dei sali che hanno dei siti acidi, dove ci sono dei metalli, che hanno degli orbitali vuoti, sostanzialmente, e quindi sono acidi. Li potremmo definire degli acidi Lewis, con grande superficie reattiva e quindi hanno una capacità catalitica elevatissima e quindi mi permettono di fare la reazione senza utilizzare le quantità di acido eccessivo che in questo contesto si dovrebbero utilizzare. Guardate che questa è una cosa veramente importante, perché al di là delle zeoliti avrei potuto usare, e ne parleremo nel corso del tempo dedicato a questo corso, anche reagenti supportati su matrice polimerica. Un'altra cosa che io posso utilizzare qui è una resina che potremmo chiamare Amberlist 15H. È una delle tante resine solfoniche, non è l'unica, è praticamente acido benzensolfonico solido legato a una matrice polimerica. Si prende lo stirene, si polimerizza lo stirene, ci si fa il polistirene, si solfona il polistirene, l'acido solfonico va in posizione para al monomero, questo è lo stirene,
qui c'è l'anello aromatico, ce lo mettiamo, il polistirene chiaramente è una roba fatta così. Dove n volte c'è questa cosa. Quando io lo faccio la solfonazione, quindi H2SO4.SO3, chimico organico 2, il gruppo solfonico è un gruppo talmente grande che non va in para mai, e quindi il prodotto finale che si ottiene è questo. Beh, queste sono le Amberlist, quindi è acido paratransolfonico solido appiccicato da una matrice polimerica. Resina, una resina che potrebbe essere utilizzata per esempio a scambio ionico, per gli scambi ionici. Beh, è come mettere dell'acido solfonico solido, quindi un H più solido, che mi permette di fare questa reazione. Ne basta una quantità irrisoria, perché in poco polimero ci sono tanti gruppi solfonici, e alla fine della reazione cosa faccio? Filtro, la resina solfonica me la porto a casa, la riciclerò, la riattiverò e la riutilizzerò, e alla fine non ho bisogno di separare l'acido, non ho bisogno di utilizzare un ambiente acquoso, perché sennò l'acido ha sovente poco effetto, perché non si scioglie, non si solubilizza a seconda dell'acido che utilizzo, dei solventi organici. L'acido cloridrico o lo uso gassoso, ma allora lo devo fare gassoso, il che non è estremamente facile, non è difficile, ma insomma l'acido cloridrico gassoso ha una pericolosità che sostanzialmente è meglio non utilizzare. L'acido cloridrico acquoso dopo un po' funziona poco, perché diluito più del 35-17%, cioè 17%, 35% mi sembra la soluzione massima di acido cloridrico nell'acqua. Insomma, qui ci vuole dell'acido concentrato. L'acido solforico si potrebbe utilizzare anche nei solventi organici, perché l'acido solforico si aggancia a tutto, si solubilizza in tutto. Con questo sistema non avrei comunque bisogno di utilizzare acidi pericolosi. L'acido solforico, se succede qualche cosa che viene addosso, mi brucia. L'Amberlist 15 è un solido che io posso pesare, prendere in mano, pesare a cucchiaiate, veramente più facile da utilizzare. Questo ne è un esempio. Un altro esempio che noi possiamo fare, che è di sicuro interesse per la chimica industriale, è il seguente. Quando io ho o un acido o un alcol e ne voglio fare una derivatizzazione, cioè voglio trasformare questi in esteri, cosa faccio di solito? Prendo, che ne so, il fosgene, trasformo il mio acido in cloruro, il mio cloruro lo faccio reagire con un alcol usando piridina, cioè una base, e alla fine ottengo il mio estere più il sale d'ammonio Cl-. Analogamente qui, se io volessi ottenere un estere, poi i carbonati poi si fanno così, dovrei eliminare acido cloridrico di qua, acido cloridrico di là, ci vorrebbe un bel po' di piridina, e alla fine otterrei in un opportuno solvente, che potrebbe non essere la piridina, ma anche sì, ROCOOR. Queste reazioni non si possono più fare. Tenete presente che da un punto di vista industriale uno dei passaggi più frequenti che noi facciamo è trasformare un acido in un estere. Gli esteri si manipolano meglio, sono più solubili nei solventi organici, sono al contrario degli acidi, che invece possono essere resi solubili
in ambiente acquoso basico. Sostanzialmente questa reazione prevede l'uso del fogene che è pericolosissima, sia perché se lo respiri non è meglio, insomma, fa malissimo, sia perché nel trattarlo è un notevole casino. In laboratorio, già in un laboratorio con piccole reazioni, il fosgene si tratta in bombole, cioè c'è una bombola che devi aprire, sono bombole che sovente nei vecchi laboratori erano parecchio arrugginite perché si usava, che ne so, questa reazione una volta ogni tanto, quindi quando compri la bombola la tieni lì perché non c'è soldi per comprarne un'altra, quindi quando la vai a riaprire dopo 10 anni è tutta arrugginita e te sai che se non ti si chiude più sono cazzi. Questo per dire in un laboratorio piccolino, quindi figuriamoci in un'industria, non si possono più fare queste reazioni qua. Non solo, ma queste reazioni prevedono comunque, se non prevedono l'uso di pirilina, prevedono l'uso di solventi che possono essere il cloruro di metilene. Ora vedremo che il cloruro di metilene non piace tanto alla Green Chemistry, come tutti i solventi clorurati. Non solo, ma ci sono questi sali, il cloruro di pirilino, che poi va in qualche modo eliminato, e sovente questi sali non si riescono a eliminare totalmente, quindi se un prodotto te lo devi vendere, per esempio l'estere finale lo devi vendere, e se nell'estere finale ci rimane una traccia di cloruro di pirilino, quella traccia lì va nei documenti del processo e chiaramente non lo puoi vendere quel prodotto, anche se te ne rimane una piccolissima quantità, perché ci sono dei canoni in cui tu devi rientrare. Stessa situazione in cui se tu usi il sale sodico e questo, alla fine della reazione ti rimane una cosa che noi non scriviamo mai, ma che nell'industria è importante, il cloruro di sodio, e non riesci mai a eliminarlo tutto. Per quanto possa essere facile farlo in un contesto di un laboratorio, chi se ne frega se ti rimane un miliardesimo di grammo di cloruro di sodio, ma quando tu vai a vendere questo prodotto, quel miliardesimo di grammo ti fa uscire il prodotto da quei canoni di vendibilità e te non lo puoi più vendere. Queste reazioni non si possono più fare, non si può più usare il fosgene, non si può più usare il PiOCl3, non si può più usare il PiCl5, il PbR3, tutti quegli agenti, l'SOCl2, tutti quegli agenti che normalmente te utilizzavi, non li puoi più utilizzare. E allora devi trovare un modus green per fare questo tipo di reazione. Il modus green, sul quale poi parleremo approfonditamente quando dedicheremo un capitolo a questo reagente, ora te lo devo segnalare, potrebbe essere questo. L'utilizzo del dimetilcarbonato. L'utilizzo del dimetilcarbonato, questo è un toccasale, il dimetilcarbonato, vedremo come si fa, costa poco, perché ovviamente quando si è verificata la necessità di utilizzare il dimetilcarbonato, l'industria si è attivata nel cercare delle fonti alternative a basso costo di dimetilcarbonato, che doveva essere utilizzato addirittura non solo come reagente, ma come solvente della reazione, quindi non ne dovevi fare tanto e doveva costare poco. Queste reazioni sono state trovate, il metilcarbonato commerciale costa pochissimo, non è un prodotto che fa male, te lo puoi, ora non ti dico che te lo puoi bere a colazione, ma sicuramente non è il fosgene, se lo cerchi di accenderlo non piglia fuoco, ha una densità sopportabile dagli impianti, bassa densità, ricordo che la paletta quando gira in un valore da 250 ml non c'ha dei problemi, ma quando la stessa paletta più grossa gira in un impianto da 250 litri, ecco che se la viscosità del solvente è grossa, chiaramente la paletta gira con grande difficoltà e il motore si rompe prima e quindi lo devi cambiare. Cosa fa questa molecola? Questa molecola fa una cosa interessante. Quando te c'hai RCO o meno, questo RCO o meno fa così. Guarda che questa reazione non è così banale come sembra. RCOO metile più CO2 più metile o meno. Analogously,
che reagisce nello stesso modo con questo prodotto più metile O, CO, O, metile, ci permette di ottenere RO metile, questa è una sostituzione nucleofila. Allora, poi lo farò notare, ma insomma, queste due reazioni rappresentano uno dei 13 possibili meccanismi di idrolisi di un estere. 13 meccanismi, certo, ricordiamoci un attimo quello che si è detto all'organica 1. Un estere può essere idrolizzato in ambiente acido o in ambiente basico, sostanzialmente, ma le due tipologie di idrolisi hanno delle varianti del meccanismo di reazione in dipendenza della natura della base entrante, della natura del nucleofilo, perché se la base è nucleofilo lui fa un'altra cosa, e del suo ingombro sterico e dell'ingombro sterico che abbiamo qui, perché se qui al posto del metile avessi un terziale butile le cose sarebbero diverse, perché voi sapete che un gruppo terziale butilico legato a un buon gruppo uscente come è il gruppo carbetossi, che è un buon gruppo uscente perché libera CO2 e dietro non ci torna davvero. Se qui c'è un terziale butile, questo non entra. La reazione non è più una sostituzione nucleofila bimolecolare, ma sarà qualcos'altro. Così, analogamente, quando l'idrolisi è catalizzata da un acido, l'H+ dove si attacca? Si attacca qui o si attacca qui? Dipende. Si attacca qui, soprattutto se questo è un gruppo molto grosso, perché attaccarsi qui non ce la fa. L'H+ preferisce sempre attaccarsi al doppietto SP2 dell'ossigeno carbonilico piuttosto che al doppietto SP3 dell'ossigeno etereo, chiamiamolo così. Ma non sempre queste cose accadono. Perché l'RO- non attacca qui sopra e dà una sostituzione nucleofila? Entra l'RO- e butta fuori l'O metile meno. Perché attacca di qua? Bisogna vedere. E questo sarà una cosa che vedremo, perché questo è un sito hard e questo è un sito soft, e da lì si aprirà il mondo. Ma ora questa cosa non ci interessa. Questo prodotto ci ha dato in questo istante la possibilità di scoprire che possiamo fare questa reazione in un modo totalmente green, cioè francamente a costo bassissimo e a rischio quasi, se vogliamo, inesistente. Il rischio inesistente non esiste. C'è sempre quell'istante in cui l'operaio inciampa sulla stringa delle scarpe che si è slacciata, sbatte la testa sulla leva che apre l'uscita di un reagente che non doveva uscire. Il rischio zero non esiste. Anche se, come abbiamo visto, prevenire, primo punto, prevenire è meglio che risolvere il problema alla fine. Nella prevenzione c'è l'idea fondamentale, che è l'idea che oggi porta avanti la green chemistry, che mi trova poco d'accordo, è che la green chemistry è fatta per gli stupidi. Cioè, te devi essere messo in condizioni, anche se sei totalmente stupido, di non farti male. Io ritengo che la chimica è fatta per i non stupidi. Gli stupidi fanno un'altra cosa. È così che si abbattono i rischi. Facendo lavorare delle persone intelligenti, non facendo lavorare degli stupidi. Però è un mio modus, ovviamente, di ragionare dopo 40 anni di laboratorio. Ecco. Bene, in questo contesto, quindi, quello che noi cerchiamo di fare è migliorare comunque, mettere in condizioni l'operaio di non fare casini, anche se dovesse per forza, da un punto di vista del caso, questa cosa dovesse accadere. Un altro aspetto fondamentale è il disegno. Quindi, quarto punto, disegno del prodotto finale. Il prodotto finale serve a fare qualcosa, benissimo. Se questo prodotto finale è pericoloso, oppure nel suo processo per arrivare in fondo la reazione prevede dei passaggi pericolosi,
si deve trovare il sistema di sintetizzare un prodotto che faccia le stesse cose del prodotto originario, ma che non passi attraverso il fatto che è lui pericoloso, oppure nel passaggio ci sono stati dei problemi di rischio. Ora la dico proprio normalmente, banalmente: se io sintetizzo una bellissima vernice per un bellissimo solvente per deverniciare una superficie, cosa che può succedere, ma se questo solvente io respirandolo mentre lo uso è nocivo, quel solvente non lo devo utilizzare, quindi ne devo sintetizzare un altro che abbia le stesse capacità solventi ma che non sia pericoloso per me. Questo è il concetto fondamentale. Dovremmo fare tantissimi esempi. Io non voglio entrare in questa materia qui, semplicemente perché sostanzialmente caso per caso andrebbe rischio, però posso fare un esempio. Questo sicuramente mi può essere concesso. E l'esempio è questo. Per esempio, se io ho una molecola come questa, vediamo se riesco a sintetizzare fenile NH2. Te la voglio fare anche otticamente attiva. Questa è una struttura efedrinica, l'efedrina, la non efedrina, a secondo del come sono fatte queste chiralità, è una molecola molto importante perché è un alfa-beta-aminoalcol, sono tutti beta-bloccanti, che ne so, sono antistaminici, l'efedrina è un antistaminico, sono quindi molecole di interesse farmacologico molto importanti. Per fare una molecola del genere o te trovi il sistema, che va bene per carità, di usare una chimica estrattiva e quindi hai le risorse per farlo, l'efedrina è in una pianta X o qualcosa di molto simile, allora invece di sintetizzarlo coltivi un campo di quella roba e poi vai a estrarre il principio attivo, così non ti sporchi le mani. Questo tenete presente che è un passaggio di chimica green. Lo vedremo ancora meglio quando arriveremo al punto che tratta di questa cosa qui. Ma se te non hai a disposizione questa cosa, bisogna che te la sintetizzi sta roba. Vi ricordo, la chimica organica tedesca del dopoguerra e durante la guerra ha dovuto risolvere dei problemi di questo tipo. Non avendo le colonie, i tedeschi non avevano quelle zone da cui estrarre i principi attivi che invece magari gli americani avevano. Lì hanno dovuto sviluppare la chimica di sintesi, la chimica di base, fondamentale chimica di base organica tedesca. Se te non ce l'hai, devi sintetizzare, ma per sintetizzare una molecola del genere ti devi mettere in mente di trovare una serie di precursori che siano non nocivi, che costi poco il tutto, conoscere delle reazioni che ti permettono di fare tutti i passaggi. Beh, è un bel casino. Cerchiamo di fare qualcosa che arrivi a una molecola del genere, per esempio, utilizzando una serie di passaggi green. Partiamo da questo signore. Questo è un signore commerciale, questo signore. Non solo è commerciale, costa poco, non solo si può fare da una sintesi organica, che è anche banale a scriverla sulla lavagna, e che possiamo rendere comunque green come tutte le sintesi, ma questo si fa, come potremo poi vedere, sostanzialmente dalla canna da zucchero. Quindi sostanzialmente si fa dall'ossidolo, quindi non c'è più bisogno di passare attraverso quella che è la chimica del petrolio. Benissimo. Lo facciamo reagire con questo composto qui, che è un chetone, che è il metil, che è il, scusa, che è l'aldeide benzoico, che è ancora meglio. In ambiente acido catalitico, togliamo l'acqua, noi sappiamo che questo composto si comporta da gruppo protettivo nei confronti di questa molecola.
c'ho un diolo, c'ho un composto carbonilico, faccio una reazione di addizione al composto carbonilico di due molecole di alcol per ottenere l'acetale. Sostanzialmente questo è quello che accade. Attenzione, nella green chemistry i passaggi di protezione e deprotezione dei composti funzionali, dei gruppi funzionali, è qualcosa da evitare, perché sono due passaggi in più. Prima devi proteggere, poi devi deproteggere. Questo vuol dire che devi lavare l'apparecchiatura due volte, che devi usare due volte il solvente, che quindi lo devi purificare due volte, che devi usare due volte l'operaio con il suo tempo, che ha un costo tremendo. Non si può, non si può fare un'operazione del genere. Qui il gruppo protettivo viene utilizzato come gruppo funzionale, non come gruppo protettivo, rimarrà alla fine della molecola, perché io qua c'ho un benzene, lì c'è un benzene, voi vedete che quel benzene lì me lo faccio venire qui. E come si fa? Questa reazione è facile. Il solvente che te ci puoi mettere dentro è un qualsiasi solvente che ti permetta poi di togliere l'acqua, quindi l'unico solvente che non ci puoi mettere è l'acqua. Potresti farla anche in bulk, anche senza solvente, ma questo è un miglioramento della reazione. Che cosa possiamo fare? Possiamo trasformare questo composto in quest'altro. Guarda, che questa è una reazione che noi abbiamo fatto proprio la volta scorsa. Che cosa succede? Abbiamo isomerizzato il doppio legame di natura allilica a un doppio legame di natura vinilica. Come si fa questa isomerizzazione? Ci sono mille modi. Un modo è quello di usare un metallo in transizione, che sostanzialmente potrebbe essere il palladio su carbone, potrebbe essere l'H+, potrebbe essere in quantità catenale il un idruro. Come si fa a fare questa reazione? Vediamola un attimo nel particolare quello che accade è che a una sostanza, a una situazione fatta così, RH, l'idruro del metallo di transizione, di solito si usa il rutenio, ma te usa quello che ti pare. Poi chiaramente quando vai a migliorare la reazione scoprirai che il rutenio può essere migliore di un altro composto, ma in questo contesto un idruro, un metallo idruro di un metallo di transizione, perché di metallo di transizione? Non ci posso mica mettere il solido idruro. Perché il solido idruro è un idruro di natura hard, a me mi serve un idruro di natura soft, perché il doppio legame carbonio-carbonio è soft. L'idruro di sodio è un H- basico, sostanzialmente, H- è Na+, fortemente molto poco covalente, molto, molto polarizzato, quindi hard. Invece l'elettronegatività dell'idrogeno e del rutenio ci permette di fare una roba fatta così. Il rutenio, che poi avrà, con questa parentesi quadra, io indico tutta una serie di leganti che ci sono attorno al rutenio. Poi a noi, in questo contesto, questo ci porta, fenile. Siccome questa reazione, come ho detto la volta scorsa, è una reazione di equilibrio, si attacca e si stacca questo rutenio, il che vuol dire che potrebbe anche staccarsi, questa volta, prendendo l'idrogeno che sta dall'altra parte del sito dove si è agganciato, portando la situazione a questo livello qui. S riforma e rutenio idruro, vedi che catalitico. Questa reazione si fa senza solvente, che meraviglia le reazioni senza solvente. I solventi costano per l'85% dell'inquinamento del pianeta, togli i solventi, sei un ganso. Il rutenio è catalitico, vedremo che uno dei punti importanti della green chemistry è usare la roba catalitica. Ma perché la reazione va? Già che ci siamo, cerchiamo di ricordarci quelli che sono i parametri fondamentali dell'organica 1, perché sennò vogliamo stabilire che differenza c'è tra la NaOH e la KOH, ma non sappiamo che cos'è una base. Non avrebbe senso, no? Questa reazione è un equilibrio. Se si sposta di qua tutta in 5 minuti a 150 gradi in fiala chiusa,
prendi l'idrotenin 1, prendi questo composto, li metti in una fialetta, chiudi, li metti in un bagno a olio, 150 gradi, aspetti 5 minuti, tiri fuori la fialetta, la riapri e c'hai tutto questo prodotto qui. Filtri, che cosa? Un chicco che manco vedi di l'idrotenin 1, perché manco lo vedi, e hai il prodotto finale. Questo vuol dire che questo prodotto qui è quello termodinamicamente più stabile, perché sennò la reazione qui non si sposterebbe. È la reazione di equilibrio? Sì. E allora quello che conta è la termodinamica, cioè la stabilità del prodotto finale. Se la reazione fosse di natura cinetica, l'importante sarebbe la stabilità dell'intermedio di reazione. Che meraviglia. Allora, siamo arrivati qua. Ma perché questo è più stabile? Perché è più stabile, si vede che l'ho ottenuto. Ma chi me lo dice a me che è più stabile? Ma che cosa sappiamo noi sulla stabilità degli alcheni? Ritorna alla chimica organica 1, vedi che la chimica organica 1 non te ne puoi dimenticare mai nella vita. Non è che è la chimica organica 1 fatta finito, per carità, quella è la base di tutto. Scusa, prendiamo un attimo un composto di questo tipo, CH2OR, e lo trasformiamo in CH3CO. Doppio legame C O R H O O CH3 CH doppio legame C O R H tutti e due? Uno solo? Qui non abbiamo tanti problemi perché il sistema è ciclico, che meraviglia, c'ho solamente il CIS. Però vale la pena di sottolineare una cosa fondamentale. Voi siete chimici industriali. A un certo punto scoprirete, forse l'avete già scoperto, anzi sicuramente l'avete già scoperto, che c'è una serie di libri dove ci sono delle tabelle con dei contributi di gruppo alla stabilità termodinamica. Benissimo, che ne so, un alchene X cis e un alchene X trans, andate a vedere la stabilità e scoprite che il trans è più stabile del cis, con i contributi di gruppo. Benissimo. Innanzitutto, perché mai questo alchene, che è un alchene interno, dovrebbe essere stabilizzato da qualcosa che ha un ossigeno qui? Perché noi si è sempre detto che molecole di questo tipo, OR, destabilizzano nella misura in cui l'alchene, nella misura in cui l'ossigeno è un gruppo elettronatratore, perché gli alcheni sono stabilizzati da gruppi elettrodonatori. RRRR, sì, ma cloro, bromo, fluoro, iodio potremmo non essere più d'accordo. E l'ossigeno? Certo, l'ossigeno ha due caratteristiche fondamentali. Una, tira elettroni perché lui è uno degli elementi più elettronegativi della tabella. Ok, ce n'è un altro. L'altro è che io ho un doppietto di elettroni qui che per effetto mesomerico mi fanno scrivere delle formule limiti di risonanza. E quando io scrivo formule limiti di risonanza, ecco che ho qualcosa che mi sta stabilizzando termodinamicamente la mia molecola. Cosa vuol dire in termini semplici? Che gli orbitali molecolari diventano grossi. E se diventano grossi, gli elettroni girano a una velocità più bassa dell'effetto Casimir, e quindi tutta la termodinamica del problema finisce, perché io ho una molecola che, avendo formule limiti di risonanza, l'effetto mesomerico dei doppietti, non pair dell'ossigeno, pensa te come complicato un discorso, viene fuori che il viniletere è più stabile del alliletere. Non solo. Quindi attenzione, il viniletere è più stabile dell'alliletere, ma il vinilalcol non esiste. Perché è una specie elusiva. Come si forma? Si trasforma in qualcosa di più stabile. Perché il chetone è più stabile, perché c'è un doppio legame carbonio-ossigeno che è più grosso di un doppio legame carbonio-carbonio. Quindi non crediate che questo che sto dicendo va in contrapposizione alla stabilità degli enolati, perché è una cosa diversa. L'enolato si trasforma, l'enolo si trasforma nel chetone, perché il chetone, il composto carbonico corrispondente, è più stabile. Ma qui si sta facendo un paragone tra un alcol allilico e un alcol vinilico. Quindi attenzione, perché quando te c'hai un alcol allilico, lo butti nell'acqua col pallato, in 5 minuti diventa alcol vinilico, che in 30 secondi diventa aldeide.
corrispondente. Ecco, tenete presente questo, perché sono reazioni fondamentali, non costano nulla, quindi usiamole. Bene, vengono fuori tutti e due? No, ne viene fuori solo uno. Viene fuori sempre, quasi sempre, il cis. Il vinilettere cis è termodinamicamente più stabile del vinilettere trans. Come? Ma se fino all'altro giorno abbiamo detto che gli alcani trans sono più stabili degli alcani cis, certo, e come l'avevamo scoperto all'organica 1? Con la sovrapposizione degli orbitali pieni e degli orbitali vuoti, cioè gli effetti anomerici. Questa è la chimica organica vera, gli effetti anomerici. Orbitali pieni e orbitali vuoti, yin e yang della molecola, la parte basica e la parte acida di sé che si sovrappongono uno dentro l'altro, per far stare gli elettroni che girano nel largo e quindi energia più bassa, velocità più bassa. Perché questo deve essere più stabile di questo? Ma come? Questo e questo, questi due gruppi qua che sono incisi, si danno fastidio tra di loro. Sono sterically hindered, come si dice? Si danno fastidio. Pressione esterica. Sterical pressure. Pressione esterica. Eh già, ma questo idrogeno qui, per effetto anomerico, si sovrappone all'orbitale di antilegame vuoto, carbonio-ossigeno, vuoto, questo, ci butta gli elettroni qui dentro. Qui non si può perché il legame semplice carbonio-ossigeno si sovrapporrebbe al legame carbonio-carbonio, che è più piccolo, e quindi dà meno sovrapposizione a questo orbitalozzo grosso. Queste sono le basi dell'effetto anomerico 1952, Lemieux. Sono cose che andrebbero comprese oggi a livello di chimica organica moderna. Allora, il vinilettere è più stabile dell'alilettere, il vinilettere cis è più stabile del vinilettere trans. Che meraviglia, che culo! Ecco che ci siamo fatti questa reazione. Perché io mi sto rompendo le palle su questa cosa qui? No? Bastava che io dicessi, si fa la reazione così. Perché il trucco è comprendere i meccanismi di reazione. Perché attraverso la comprensione delle cose, la consapevolezza di quello che stai facendo aumenta. E io ti dico perché questa reazione avviene, perché è facile. Se te fai il green chemistry, il chimico ULC, il chimico verde, cioè devi trovare, comprendere i percorsi facili da un punto di vista energetico. Per questo ti devo dire che questa reazione si fa facile, perché ci sono sotto tutta questa serie di parametri, guarda caso di orbitali regolari, che ti permettono di fare questo. Bene, e ora abbiamo ottenuto questo composto. E fin qua ci siamo. E cosa succede? Ma non succede niente, io scaldo ancora, e qui una reazione ancora di trasposizione. Una reazione, voi non la vedete ora, però ora cercherò di farvi capire che qui sotto c'è una reazione di condensazione aldolica. Noi abbiamo un acetale e un vinilettere. Allora, l'acetale è una molecola fatta così. Il vinilettere è una molecola fatta così. Quando il vinilettere rappresenta un alcolato, un enolato, l'acetale rappresenta un atomo di carbonio carbonilico protetto. Se io faccio così e se io faccio così, ottengo come prodotto, come skeletal della reazione, una reazione di condensazione. Bene, questa ha il nome di un giapponese, non ce ne frega niente, ma è una reazione di condensazione. Come si fa? Di solito si prende qualcuno, queste sono due specie neutre, quindi tra di loro non fanno niente. Allora ne rendo una attivata ad richiamare tutto sto giro di elettroni. Cosa faccio? Ci metto un acido di Lewis qua, a LCL3. Oppure trovo il sistema di far avvenire questa reazione, per esempio con il calore. Le stesse tracce di rutenio qui, con qualche orbitale
vuoto potrebbero produrre, ed infatti lo fanno, questa reazione. Quindi in realtà cosa succede? Modello, questo fa così e qualcosa si apre, e quello che si apre si può aprire da quest'altra parte o da quest'altra parte, ovviamente. Qui c'è una carica, un richiamo di elettroni, questi elettroni girano in questo modo. Qual è il risultato finale? Guardate, il risultato finale è questo. Si ottiene fenile CHO, un tetraedro furano con il fenile in posizione 2 e il gruppo aldeidico in posizione 3, in trans tra di loro. In trans tra di loro. E certo, perché questa molecola qui, che te vedi così, in realtà è fatta così. Fenile H. Quindi ci sono degli orbitali che quando si muovono con un meccanismo concertato in un modo solo, non è che si forma un carbocatione, si forma un carbanione. Quando girano e te fai tutto il modellino al computer, vedi che quello che accade è solo una cosa, il modello trans. Quindi pensa a questa reazione. È una successione di trasposizioni. Una reazione l'abbiamo fatta senza solvente, abbiamo utilizzato un catalizzatore, non abbiamo buttato via nulla, quindi contributo energetico eccezionale, risparmio di atomi di carbonio perfetto, e noi otteniamo una roba fatta così. Ma questa roba fatta così, se noi la trasformiamo in una roba fatta così e poi apriamo qui il nostro composto, ecco che abbiamo la nostra efedrina. Oh oh, dobbiamo fare, come si fa? Come faccio a trasformare un aldeide? Il discorso che si faceva prima con il mio collega, quando te devi fare arrivare in un certo momento, in un certo posto, con una certa reazione, sai. Non sai come fare, ma sai che esiste la possibilità di farlo. Esiste sempre. E allora facciamo. Cerco di trovare una reazione che mi trasformi il gruppo RCHO in RNH2. RCHO lo ossido, ne faccio l'ammide, trasformazione dell'ammide con la demolizione di Hoffman delle ammidi, meno CO2, e succede quello che succede. Questo passaggio è un passaggio facile, le aldeidi si ossidano con l'ossigeno dell'aria, se non sono aromatiche, lasci stappata la boccettina alla fine della giornata. Vabbè, allora ci suffi dentro un pochino di ossigeno e il problema l'hai risolto. Fare un ammide non è un problema, sicuramente non è un problema neanche per l'industria, e soprattutto ci sono 10.000 modi per fare questo tipo di reazione qua. Vi ricordo che questo tipo di reazione prevede che ci sia una reazione di trasposizione. Non ve la ricordo perché non è il momento questo di fare le reazioni, di ricordare queste cose. Però questa reazione, sapete come si fa? Con ipobromito di sodio, cioè varechina. Voi prendete l'acido ipobromoso, la varechina, la buttate qui dentro e succede questa reazione qui, attraverso un isocianato. Si forma un isocianato come intermedio di reazione. RC, doppio legame, aiuto. Devo fare NHBr, questo è l'intermedio di reazione, che fa RC ossigeno N-Br,
il BR viene buttato via e si ottiene R, C, O, N, due punti, eccolo qua, tra l'isocianato, ossigeno, C, N, R. Vedi che non me ne ricordo a memoria, se non le faccio ne so, pensa te, no? Bene, questo qui trattato con OH-, idrossido di sodio, ma anche trattato con H+, dipenderà dal contesto, si idrolizza e si ottiene l'ammina. Questo passaggio prevede, questo passaggio qui, la trasposizione, siamo con la trasposizione, prevede che questo R si anionotropicamente sposti. Quindi se questo è otticamente attivo, rimane otticamente attivo con la stessa configurazione quando l'hai messo sull'azoto. Piatto ricco, micificco, direbbe il chimico organico. Sono partito da una molecola neutra, ottengo una molecola stereo definita, neutra, non chirale, ottengo una molecola stereo definita. Ma questa è ancora una molecola non otticamente attiva. Nessun problema. Ora che ho capito com'è la reazione, sai cosa faccio? Uso un rutenio iduro a cui ci sono appiccicate sopra delle fosfine otticamente attive. Sono delle lenti che si vendono, sono commerciali e si usano nell'industria. A questo punto, quello che succede è che quando questo rutenio iduro otticamente attivo attaccherà qui, attaccherà solo da sopra al piano e non da sotto, perché i due percorsi sono percorsi di natura diastereomerica. Diastereomerica. Quindi hanno due energie differenti. Quindi io otterrò alla fine dei due diastereoisomeri che mi renderebbero la miscela racema, perché mi sono partito da una cosa che non gira il piano luce polarizzata e non devo avere roba otticamente attiva. A un certo punto ho una stereoelezione, cioè uno dei due prodotti si ottiene otticamente attivo in questo contesto, quando io sono passato da qui a qui, questo che era racemo in realtà l'ho ottenuto chirale, solo R o solo S. E alla fine, quando faccio questa reazione di trasposizione, che è c'ha un meccanismo stereo elettivo, da un centro chirale me ne faccio due con lo stesso eccesso enantiomerico. Quindi se arrivo qui con il 90% di eccesso enantiomerico, avrò questo al 90% e questo al 90% di eccesso enantiomerico. Ho trovato il sistema di trasformare questo in NH2, benissimo, devo aprire il mio tetraidrofurano. Come si apre il tetraidrofurano? Prego. Sì. Dei due percorsi. I due percorsi sono questi. Se io parto da questa molecola, questa non è otticamente attiva, quindi alla fine ottengo questo e il suo enantiomero, cioè il diastereoisomero. La miscela dei due diastereoisomeri che sono enantiomeri tra di due. Non gira il piano luce polarizzata, se no il secondo principio della termodinamica va a puttane. Beh, quando io invece uso un rutenio iduro otticamente attivo, fai conto che in questo rutenio iduro ci sia un legante S. Se il legante è S, quando si attacca in modo preferenziale, perché qui c'è un centro chirale e qui c'è un altro centro chirale. Quindi lui si forma perché questo induce la sua presenza e induce l'attività ottica di lui ad essere preciso e attacca il rutenio dalla parte in cui questo è solamente S, per conto, e questo è solamente R, per esempio. Quando l'idrogeno verrà preso da qui, dei due idrogeni che ci sono su questo CH2, quello in alto e quello in basso, questo è un centro prochirale, perché i due sono due idrogeni, non si dice prochirale, sono due idrogeni che sono uno occupa una posizione pseudo R e l'altro occupa una posizione pseudo S. Sono enantiotopici, si dice così. È una terminologia di risonanza magnetica nucleare, enantiotopici. Si stacca questo idrogeno, solo quello enantiotopicamente che si trova en face, di fronte all'orbitale del rutenio, che è solo uno dei due, per esempio quello di sopra, e quindi elimino tutta una serie di centri chirali, ma nel frattempo mi rimane questo centro chirale che è stato deciso
quando il Terry 1 si sarebbe attaccato, che questo deve essere R. E mi rimane R. E mi rimarrà R in tutto questo tipo di operazioni. Stabilito che questo R, quest'altro sarà quello che sarà, non so. Probabilmente S. Probabilmente. Bisognerebbe fare i modelli di cranio con le regole di Calingo del Prego. Ho trasformato questo in NH2 con delle reazioni facili, tipo l'unito di sodio e varie chimiche sostanzialmente. Devo solo aprire. E come lo apro questo? Devo aprire un tetraidrofurano. Come al solito, la reazione non la so. Me la fai cercare da qualche parte che questa reazione la deve esistere. Io voglio fare questo, aprire qui, non voglio aprire qua. Come si apre un etere? Un etere si apre in tanti modi. Uno dei sistemi per aprire un etere è questo, ve lo dico subito perché R1 cloruro di trimetilsilile, si dice metile. Il cloruro di metilsilile, silicio cloro, si attacca a ossigeno R e si forma RCl o trimetilsilile R1. Con una particolarità, il cloruro di metilsilile è bello grosso, non a caso ho scelto questo, no? Per cui quando il cloruro di metilsilile si aggancia qui, si può agganciare qui, chi? Sempre il silicio. E qua ci può andare il cloro oppure può andare di qua. È evidente che in questo contesto preferisce andare di qua. Quindi io alla fine ho il mio prodotto, che sarà questo, ho TMS, l'alcol protetto, chi se ne frega, femmine, NH2 e al posto di quello che era in idrossido, cioè il cloro. Facile trasformare un cloro ionico, ci siamo. Abbiamo usato tutte le reazioni facili. Il cloro di metilsilile ha questa reazione in 4 secondi. Il solvente che si usa è il cloro di metilene. Sul cloro di metilene ve lo dico subito. Parliamo. Il cloro di metilene è un solvente alogenato. Quindi, come tutti i solventi alogenati, ti spappola il fegato. CCl4, CHCl3, CH2Cl2. CH3Cl non lo prendo in considerazione perché è gassoso e costa un sacco di soldi. E poi non avrebbe senso, non è un solvente. Il cloro di metilene non si deve utilizzare nelle reazioni come estrattore, perché lì ne usi tanto. Ma il cloro di metilene è accettato nelle reazioni come solvente. Questo quindi nel cloro di metilene è un po' borderline. Se ne fai un uso moderato, ti viene accettato. Questo per dire il punto numero 4. Abbiamo fatto praticamente un derivato dell'efedrina. Sembrano tanti passaggi, ma in realtà sono pochissimi, perché tutto accade in bulk, cioè nello stesso blocco di reazione. Può succedere, puoi tentare di fare la reazione in un colpo solo. La puoi migliorare ancora. Prendi il butendiolcis in partenza, lo fai agire in bulk con l'aldeide benzoica, scaldi e alla fine hai la speranza di ottenere già il prodotto questo. Pensa, cioè noi abbiamo scritto 5-6 passaggi, invece in realtà viene tutto in un colpo solo, con una traccia di ruterio duro dentro. Il ruterio duro a freddo non fa niente, quando scaldi fa qualcosa. Quindi tu riesci a applicare questa reazione anche quella che sarà il primo problema che noi andremo a trattare, cioè la multi-component reaction. Butti tutto dentro, scaldi e ottieni solo il prodotto che vuoi. Non fai tutti i passaggi A, B, C, D, tutti i reagenti messi uno per volta in sequenza opportuna. No, butti tutto dentro, scaldi e la reazione va. Questo ne è un esempio, quindi più green di così. Il quarto punto, siamo riusciti a ottenere strutture fedriniche
praticamente utilizzando la chimica dell'organica 1. Quindi, però, ce lo dobbiamo capire, capito? Ecco, questo è un po' l'aspetto della situazione. Ma... anche a questo punto che ormai, vabbè, cioè, l'organica 1 ce l'abbiamo parecchio chiara, però anche per abbastanza, un pochino. Però per approfondire, per esempio, la teoria hard soft, io alla triennale non l'ho quasi mai usata. No, certo. La teoria hard soft qui dentro non la sa nessuno. È così semplice. C'è qualche libro su cui... Bien sûr, certamente. Sulla hard soft ci sono dei libri che sono anche abbastanza complicati, ma ci sono un paio di review che potete utilizzare. Dovrebbero essere qualcosa controllate, dovrebbero essere dei learning dell'organica 1. In ogni caso me lo... Dunque c'è una review se lo co, mi sembra che si scriva così, è giapponese. Hard e soft theory in organometallic chemistry, chem rev, siamo negli anni 90. Questo è l'autore, comunque lo trovate su, se andate a cercare su internet, Tse Lo Ko, mi sembra che si scriva così, chem rev hard e soft, che è così, hard e soft, è scritta in questo modo. Con queste, lui poi è un autore che si è interessato sostanzialmente di questo, perché lui era cinese, è andato in America a studiare e si è trovato a lavorare nei laboratori di Corey. E Corey non sapeva cosa cazzo fargli fare, probabilmente l'ha messo a lavorare a un lavoro di natura di scrivania. Quindi lui in realtà non ha fatto le reazioni, ma ha elaborato tutta una serie di reazioni di letteratura che potessero mettere in grande risalto la teoria degli acidi hard e soft, con tutti gli agenti organometallici possibili e immaginabili, quindi interazioni di Grignard, zinco alchili, rami alchili, su molecole tipo ciclo più legame O, di tiani, cose. Si vede chiaramente come funziona. Nelle prime tre pagine c'è scritto tutto. Invece, sempre su questa teoria hard e soft, magari io cercherò di accennarvi qualcosa durante tutte le volte che faccio notare che una cosa è hard o soft, lo posso fare, insomma, qui non costa nulla. Una review di chimica analitica che può essere molto importante, perché la chimica analitica moderna prevede l'utilizzo del concetto di hard e soft a piene mani, non chiedete qui a un analitico, perché l'analitico non sa neanche come si chiama. L'ho messo nel learning dell'organica 1, dove ci sono degli esempi fondamentali, importanti, che possiamo anche trattare un giorno, la solubilità dei sali d'argento. Pensate alla solubilità dei sali d'argento, argento, fluoruro, cloruro, bromuro e ioduro, no? Oppure alla stessa solubilità dei sali solidi di argento. Vedete che la solubilità va in due direzioni differenti, perché il fluoro è più hard dello iodio, e su questo non c'è dubbio, ma il sodio e l'argento stanno in due posizioni differenti, quindi il sodio o l'argento si agganciano molto bene a quello che è soft come loro. L'argento ioduro è totalmente insolubile, ma il fluoro sodio è totalmente insolubile, quindi la insolubilità di questi due sali va all'opposto, semplicemente perché il compagno che ho davanti non lo voglio mollare, perché non lo voglio tenere accanto a me. Ecco, questa è un'idea banale della come si usa in chimica analitica sta cosa. È un mondo, Allora, cercheremo di colmare le lacune, ma non andiamo avanti. Non vi preoccupate di questo.